Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio nuovo video. Oggi sono qua per farvi vedere come smontare e rimontare completamente la ruota della vostra Vespa nel caso ovviamente vi capitasse per strada di forare. Secondo me è una cosa che è giusto conoscere, anche perché non è sinceramente complicata. Qui ovviamente avremo la ruota già smontata, perché questa qua è tutta la ruota nuova, completa di due semicerchi, gomma e camera d'aria. E perché la voglio mettere come ruota di scorta, comunque sia nel caso si volesse smontare dalla Vespa, abbiamo soltanto 5 viti che si attaccano direttamente al supporto collegato al morso ruota e quindi non è un procedimento complicato, si vede, sono dei dadi del 13 e vengono via senza problemi. Successivamente, per poter quindi separare i due semicerchi che tengono insieme gomme e camera d'aria, andremo a rimuovere le ulteriori 5 viti, le ulteriori 5 dadi. Basta rimuovere i dadi perché dietro la parte è saldata, quindi in automatico poi vengono fuori i due semicerchi. Ovviamente non sono stretti i dadi, soltanto poggiati sopra per evitare comunque di perdere tempo nella visione nel video. Ora, arrivati a questo punto, vediamo che lo sfiato della gomma fuoriesce da qua. Noi andremo a girarci da questa parte qua, levando il primo semicerchio, che è quello più piccolo, che fa poi comunque soltanto da appoggio. Lo andiamo a mettere qua. Successivamente ci giriamo. Ovviamente la gomma dovrà uscire, se qua abbiamo lo sfiato, dalla parte più alta. Qui andremo a fare leva sulla gomma in modo da farla uscire, che può aver aderito. Ok, ed eccolo qui che è venuto fuori. Facciamo passare da sotto lo sfiato. Ok. E abbiamo il secondo semicerchio. Quindi qui avremo direttamente la camera d'aria della nostra gomma, che è questa qua, che in questo caso è nuova, non la butto, faccio finta di buttarla e prendo un'altra, e andremo quindi a rimetterla all'interno. Senso di rotazione non c'è, però nel senso l'unica cosa a cui prestare attenzione è come si infila all'interno. Cercheremo quindi di infilarla piano piano. Ok, una da una parte e dall'altra. Giriamolo di qua, che è più comodo, così c'è questo qua, questo lo togliamo, ok, vedete? Camera d'aria adesso è dentro. Andremo dunque ad inserire il semicerchio più grosso, vedendo la posizione dell'occhiello della camera d'aria. Quindi prenderemo l'occhiello, faremo passare di qua e lo faremo uscire. Successivamente il procedimento è quello di spingere il semicerchio all'interno della gomma, in questo caso. Ok, l'occhiello è venuto fuori. Quello che c'è da verificare adesso è che la camera d'aria sia dentro e non vada a finire poi in fase di montaggio tra i due semicerchi, perché poi giustamente in fase di serraggio potrebbe essere che la camera d'aria venga pinzata tra i due semicerchi e quando si va a gonfiarla esploda. Quindi verificare che la camera d'aria sia all'interno della gomma,
In questo caso possiamo dire che è tutto ok. Prendiamo l'altro semicerchio, lo appoggiamo direttamente qua sopra. Giriamo e lo montiamo con i dadi del 13 che abbiamo in dotazione. La ruota così è pronta. L'unica cosa che manca è andare a gonfiarla. Pressione io solitamente la metto su gli 1,8-2 bar nel caso fosse una ruota anteriore, nel caso per una posteriore mettiamo un 2,2-2,3 bar. Andiamo a montarla e vediamo un po' come viene. Eccoci qui ragazzi, questa qua è la ruota montata, gonfiata a pressione 2 bar, come vedete ha ben aderito, non ci sono problematiche, lo sfiato è uscito bene, quando lo gonfiate controllate che la base dello sfiato sia fuori per evitare che venga gonfiato male e per il resto la ruota è pronta. Io ovviamente l'ho utilizzata qua come ruota di scorta, e questo qua è la protezione che si può mettere sulla ruota. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e ci vediamo alla prossima.